Hey guys, nel video di oggi vedremo insieme tutti i miei preferiti del mese di maggio, quindi se siete nuovi qui non dimenticate di iscrivervi e direi di passare direttamente al video. Immagino che vi stiate chiedendo per quale motivo sto indossando una giacca di jeans in questo momento. È perché questa giacca fa parte dei miei preferiti del mese. L'ho acquistata più o meno alla fine di aprile barra inizi di maggio ed è l'unica giacca che ho utilizzato da allora. La amo alla follia, l'ho acquistata da Pinky, l'avete già vista nel mio video haul, vi lascio il video qui da qualche parte, così se volete potete dargli un'occhiata. Adoro questa giacca di jeans, è comodissima, è leggermente oversize, se volete vederla per intero c'è l'immagine direttamente in quel video haul, altrimenti vi lascio qui sotto nella info box il link al mio 21 Buttons, alla mia pagina di 21 Buttons, finalmente ne ho aperta una anch'io e quindi se volete dargli un'occhiata mi fa tanto piacere. Appunto, quindi ve la lascerò linkata lì sotto, ve la lascerò linkata nella info box. Insomma, se volete vedere com'è fatta questa giacca, potete vederla da lì. Comunque, io sono ossessionata, ho ricevuto un sacco di complimenti ogni volta che l'ho indossata, mi piace tantissimo, è esattamente come la volevo e quindi per questo motivo la sto indossando. Possiamo parlare finalmente del make-up? Siamo qui per questo, Giulia. Muoviti. La prima cosa di cui voglio parlarvi è il Makeup Forever Ultra HD Stick Foundation. È un fondotinta in stick, ovviamente il mio è finito completamente, questo è tutto quello che ne rimane e io indosso il colore Y245. Questo fondotinta è una bomba perché prima di tutto è velocissimo da applicare. Fate un paio di righe sulle guance, una sulla fronte, una sul mento, lo sfumate con un pennello ed è a posto, perfetto, fantastico. Ha una coprenza da media full, quindi se fate una sola passata ha una coprenza media, se invece volete un effetto full coverage stile maschera, voglio essere una bambolina, potete passarlo anche due volte oppure potete passarlo semplicemente la seconda volta sulle aree in cui ne avete più bisogno senza problemi. È assolutamente fantastico, dura tutto il giorno, non si sposta, non si muove, copre le imperfezioni, è leggermente luminoso, quindi se avete la pelle tanto tanto grassa non ve lo consiglierei. Se avete la pelle secca, ragazze, correte da Sephora. A proposito di Sephora, finalmente sono riuscita ad ottenere la Sephora Gold. Non so se esserne felice o se sdraiarmi qui in un angolino e piangere, perché significa che ho speso troppi soldi in quel maledetto posto. Comunque, ora ho la carta Sephora Gold, ve l'ho già accennato su Instagram e tantissime di voi mi hanno chiesto come si fa ad ottenerla, quali sono i vantaggi, insomma, come si fa, a che cosa serve questa carta Sephora Gold. Ci sono le spedizioni gratis sempre, quindi se acquistate anche solo, che ne so, una beauty blender dal sito, avete la spedizione gratis, il che è magnifico, quindi significa che non devo per forza più spendere 60 euro alla volta, cosa che probabilmente farò lo stesso, ma spero proprio di no. Un'altra cosa interessante è che al compleanno vi danno un buono di 30 euro e potete acquistare quello che volete con questi 30 euro, da quello che ho capito. Sfortunatamente il mio compleanno è stato 2 mesi fa e sono molto tentata di cambiare la data di nascita sul profilo, ma non credo sia tanto legale, quindi dovrò aspettare l'anno prossimo per farvi sapere. Comunque, torniamo a noi. Questo fondotinta è fantastico, l'ho usato per tutto il mese, l'avevo già utilizzato l'anno scorso e l'avevo abbandonato, non so per quale strano motivo. L'effetto appunto non è totalmente matte, è leggermente luminoso, molto naturale, ma allo stesso tempo full coverage. È quello che indosso in questo momento, così potete vedere l'effetto che ha. Mi piace tantissimo, basta, tutto qui. E a un certo punto il mio computer tende sempre a prendere il volo. Non so se riusciate a sentirlo, spero tanto di no, non lo so, comunque non ci serve, quindi direi di spegnerlo. Un altro dei miei prodotti preferiti del mese è il Fix Plus al cocco. È esattamente lo stesso Fix Plus che usavo prima, ma questo è al cocco. Sentite, l'ossessione è così reale che non uso questo qui per bagnare i pennelli, per usare, che ne so, i colori brillantinati. Uso quello non al cocco, quello classico, normale, e uso questo qui solo ed esclusivamente sul viso perché non lo voglio sprecare. Perché dovrei usare un Fix Plus al cocco su un pennello? Assolutamente no. È la stessa identica cosa del Fix Plus normale, questo qui. Comunque, per quelli di voi che non lo sapessero, il Fix Plus è un setting spray che contiene della glicerina, quindi fa in modo che il trucco resti incollato alla pelle per tutto il giorno. Si può usare in tanti modi diversi, può essere usato come primer, quindi prima di truccarvi potete passarlo sul viso, potete usarlo per rendere il vostro fondotinta più luminoso, quindi potete spruzzarne un po' sul pennello che usate per applicare il fondotinta e fa in modo di renderlo
più luminoso, di andare ovviamente a distribuirlo meglio perché diventa più liquido e lo rende però leggermente meno coprente. Potete utilizzarlo per spruzzare i pennelli, per andare poi ad applicare gli ombretti brillantinati, le rende 10 volte più metallici, o potete utilizzarlo alla fine del trucco come setting spray, quindi per rendere appunto il make-up più duraturo durante la giornata. Potete anche usarlo durante la giornata, per esempio, magari vi truccate la mattina e il vostro make-up non è così fresco al pomeriggio, andate a spruzzare un po' di Fix Plus e diventa tutto molto più fresco. Comunque mi avete già sentito parlare mille volte del Fix Plus, lo amo, lo adoro, ne ho finito ormai 5 boccette. Quello al cocco è una cosa fenomenale. Se non vi piace il cocco, lasciate perdere, andate con quello classico. Se invece vi piace il cocco, quanto piace a me. Passiamo a una cipria. Questa è la Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder. Ogni tanto i brand fanno dei nomi un po' troppo lunghi e rendono la vita difficile a quelle come me che devono parlare di nuovi trucchi. Comunque, appunto, questa è la cipria di Charlotte Tilbury, è una cipria colorata compatta. E è fatta così, all'interno c'è anche uno specchio. A parte il fatto che il packaging è la cosa più lussuriosa che abbia mai visto in tutta la mia vita, è assolutamente stupendo. La cosa però effettivamente interessante è il prodotto all'interno. È, come vi dicevo, una cipria compatta. Io sto usando la colorazione numero 2 medium, ce ne sono credo 3 o 4. Comunque è una cipria che serve per andare a settare il fondotinta piuttosto che il correttore, insomma, per settare il viso. Questa cipria è fenomenale, è così sottile, così fine che quando l'applicate neanche riuscite a vederla. E la cosa che mi piace di più è il fatto che resta perfetta per tutto il giorno, perché qualche volta se usate una cipria che magari diciamo non è il massimo, durante la giornata iniziate a vedere magari degli accumuli sul viso, in alcune zone, eccetera. Questa qui non lo fa, resta esattamente dove l'avete applicata, è invisibile, non dà un effetto polveroso, non va ad accumularsi. È fantastica, è fenomenale, l'adoro, l'ho usata in uno dei miei tutorial più recenti. In realtà la uso da un sacco di tempo, ma essendo una cipria costosa, a me piace darvi anche delle alternative un po' più economiche. Comunque questa qui è assolutamente fenomenale. Io l'ho acquistata sul sito di Cult Beauty, c'è la spedizione gratis quasi per tutto, non c'è spesa minima, potete acquistare anche solo un prodotto e farvelo arrivare a casa, che è quello che ho fatto io con questa qui. Se cercate un'ottima cipria e magari volete spendere un po' più di soldi, ma avere un finish assolutamente perfetto, vi consiglierei questa qui perché è fenomenale. Io ho preso la colorazione 2 perché pensavo che la 1 sarebbe stata troppo chiara, ma per come sono chiara in questo periodo avrei dovuto prendere la 1, questa è leggermente troppo scura per me. Con un minimo di abbronzatura però questa sarà assolutamente perfetta. E la sto comunque utilizzando anche in questo periodo, è quella che ho su in questo momento, mi piace un sacco, è fantastica, mi piace veramente tantissimo. Spostandomi probabilmente avrete visto il mio illuminante e sarete curiosi di sapere qual è. Oggi indosso questo qui di MAC Cosmetics, che è un Extra Dimension Skin Finish nella colorazione Oh Darling. È assolutamente stupendo, come potete vedere ha quel classico effetto di pelle bagnata, quindi non è il classico illuminante da tutti i giorni per andare a scuola, ma se volete abbagliare gli haters, questo è lui, è perfetto. È ovviamente un illuminante oro, credo che questo l'abbiate capito già da sole. La formula è incredibile, è molto cremoso, quando va sulla pelle si stende facilmente, non va su a macchie, va leggermente ad evidenziare la texture della pelle, ma questa è una cosa che in generale quasi tutti gli illuminanti fanno. Comunque questo illuminante è stupendo e credo sia assolutamente perfetto per l'estate. Sempre se arriverà l'estate, perché qui da me continua a piovere ogni singolo giorno. Parlando di illuminanti, non mi ricordo se ve l'ho già accennato nei miei preferiti del mese scorso, ma chi se ne frega, voglio nominarvelo un'altra volta. Questo è il Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder, la Wet n Wild Mega Glow, vabbè, ci siamo capiti, nella colorazione Precious Petals. È fatto così. In realtà quando l'ho acquistato ha dei dettagli bellissimi, c'è un fiore in rilievo sul prodotto. Solo che, come potete vedere, io l'ho utilizzato abbastanza da riuscire a cancellare il fiore. Questo invece è un tono rose gold, non so se riusciate a vederlo. Anche questo qui è assolutamente stupendo per l'estate, per la primavera. È un tono molto leggero, soft, fresco. Anche questo qui ha l'effetto di pelle bagnata. La formula è molto simile nel modo in cui si applicano sulla pelle, quindi se cercate un ottimo illuminante senza spendere una fortuna,
Anche questo qui è fantastico e ci sono altre colorazioni, non sono sicura di quali colorazioni ci siano. Continuiamo con le polveri e un altro prodotto di cui vi voglio parlare è sempre di MAC. Se avete visto i miei più recenti video sapete che il mese scorso ho fatto tanti danni da MAC, per questo nei miei preferiti ci sono tante cose di MAC. Comunque questo è il blush nella colorazione Melba. Non vi sto neanche prendendo in giro quando vi dico che ho usato questo blush ogni singolo giorno del mese di maggio. A parte oggi, questo è un tono assolutamente perfetto per primavera e estate. Dà quel leggerissimo tocco sulle guance che vi fa sembrare sane, luminose, vive. Questo qui è lo swatch del blush, è assolutamente stupendo. È leggermente sul pesca, è leggermente sul corallo, ma è assolutamente bellissimo. Secondo me questo è veramente ideale per primavera e estate, per quei look magari freschi. Non per il look che indosso oggi, che è un tantino extra, ma quei look magari semplici in cui avete, che ne so, magari solo un ombretto sugli occhi, un po' di mascara, una passata leggera di fondotinta o di BB cream o CC cream e un tocco di blush ed illuminante, ovviamente. Però credo che questo sia il blush ideale per quel tipo di look. Ok, voglio velocemente accennarvi queste ciglia finte qui, solo per il fatto che le sto indossando in questo momento e mi stanno piacendo da morire. Se avete visto il mio video in cui mi truccavo con i prodotti che odio, queste erano le ciglia che ho indossato e sono le Blinking Beauty nello stile Samantha. Il motivo per cui vi ho detto che lo odiavo era il fatto che secondo me erano troppo lunghe per i miei occhi, erano troppo esagerate. Invece poi guardando il video e vedendole da un'altra prospettiva, quindi non prima di applicarle, magari quando le appoggiate su e dite ok, no, grazie. Dopo averle applicate e viste in video ci ho leggermente ripensato, l'avevo anche accennato, l'avevo scritto sotto sempre in quel video. Oggi per la prima volta le ho ufficialmente indossate con un po' di eyeliner sotto e sono molto più lunghe di quelle che sono abituata a mettermi, molto più lunghe. Sono ultra lunghe, ultra voluminose, ma allo stesso tempo non sono tanto attaccate tra di loro da coprire l'intero occhio, insomma, non lo so, mi stanno piacendo veramente tantissimo. Probabilmente voi sarete lì a guardare questo video e dire, ok, questo è diverso dal solito. Più le guardo, più mi piacciono e non voglio inserirle nel video dei preferiti perché, come vi dicevo, è la prima volta che le indosso effettivamente. Volevo solo accennarvi il fatto che le sto finalmente provando sul serio e mi stanno piacendo un sacco. E mi pare che una ragazza avesse scritto nei commenti sotto quel video che effettivamente queste ciglia mi stavano bene. Quindi, se stai guardando questo video, grazie mille perché mi hai incoraggiato a riprovarle prima di buttarle via. E avevi ragione, le amo, mi piacciono tantissimo. E non sono ovviamente ciglia da tutti i giorni, non sono ciglia semplici, non sono neanche lontanamente vicine alle Ardell dei miei Wispies, sono ultra drammatiche, ultra lunghe, quindi se non siete abituati a mettervi le ciglia finte, non acquistatele, anche perché sono veramente tanto lunghe. Se invece cercate qualcosa di diverso dal solito, queste mi stanno piacendo tantissimo. Non vedo l'ora di domani, finalmente vado a tagliarmi i capelli e li sistemo perché non li posso più vedere. Sono tutti della stessa identica lunghezza e non riesco a dargli un minimo di dimensione, quindi domani spero di riuscire a metterli a posto. Continuiamo sull'onda di MAC Cosmetics, voglio parlarvi anche di questo pennello qui. Già nel mio video haul vi avevo accennato al fatto che sarebbe stato in questo video. Questo è il MAC 221S, è un pennello da sfumatura piccolissimo. Allora, questo è il classico pennello da sfumatura che utilizzo sempre, che è il Morphe M441. Questo qui è quello di MAC. Questo è molto più piccolo ed è assolutamente perfetto per andare nella piega dell'occhio, per andare a sfumare il colore in modo preciso o per andare ad applicare il colore in modo preciso, per andare nell'angolo esterno dell'occhio e applicare quel minimo di colore un po' più scuro solo per dare più dimensione al look. Se cercate un ottimo pennello per andare a lavorare nella piega o nell'angolo esterno o comunque per fare dei lavori più precisi, vi consiglio assolutamente questo qui. Passiamo ai prodotti per le labbra e poi abbiamo finito. In ogni mio video dei preferiti ci devono essere 10.000 rossetti. Anche questo qui non mi ricordo se ve l'avevo già accennato il mese scorso nell'altro video dei preferiti, ma voglio riaccennarvelo solo per il fatto che è quello che indosso in questo momento. E questo qui è il Melted Matte di Too Faced nella colorazione Child Star. Sì, Child Star. È ovviamente un nude, cosa c'è di nuovo? La formula è fantastica.
resta su tutto il giorno, non si sposta. Una volta che lo applicate, resta lì, non si muove ed è facilissimo da applicare. Vi dirò che se decidete di mettere uno di questi rossetti dovete fare una sola passata perché se andate a stratificarli diventa un casino. È totalmente matte, esattamente come dice il nome, e lo sto adorando in questo periodo. Io poi sono fissata con i nude rosati, lo sapete benissimo, ne avrò mille, ma sono tutti diversi, ok? Voglio parlarvi di un rossetto sempre di MAC e questo fa parte di nuovo della mia haul. Ed è nella colorazione Honey Love, l'ho utilizzato in due, tre tutorial. E questo qui è un altro nude, ma questa volta è molto più freddo, leggermente più marroncino, più chiaro rispetto a quello che indosso in questo momento. Mi piace tantissimo, lo sto usando quasi tutti i giorni. E se cercate un altro nude da aggiungere alla vostra collezione, io vi consiglierei Honey Love. Comunque vorrei aprire una piccola parentesi perché sono tante le ragazze che ultimamente mi scrivono che per colpa mia stanno spendendo un sacco di soldi. Sappiate che la cosa è reciproca perché io magari vi do dei consigli su dei prodotti, ma siete voi che mi aiutate con la mia dipendenza. Non ho mai sentito nessuna di voi dirmi: Giulia, smettila di comprare cose nuove, ne abbiamo abbastanza. No, ogni volta mi dite: sì, prova quello nuovo, sì, compra la palette nuova. Quindi è anche colpa vostra, non potete dare solo la colpa a me. Comunque, ad essere onesta, è bello condividere questa passione con qualcuno. Io non conosco quasi nessuno che è appassionato di make-up, quindi sapere che noi ci intendiamo insieme di shopping è una cosa assolutamente stupenda. Perché io posso arrivare qui con un sacchetto gigantesco di MAC o di Sephora e sentirmi dire: brava Giulia che hai comprato cose nuove, che bello, non vediamo l'ora che le provi. Invece di: ancora, davvero? No, perché voi mi capite, siamo anime gemelle. L'ultimo prodotto di cui voglio parlarvi è di Nabla ed è il rossetto liquido della collezione Dreamy Matte Liquid Lipstick nella colorazione Kernel. Partirò dal presupposto che l'applicazione di questo rossetto non è tra le più semplici, ma il colore. Andiamo, il colore è assolutamente stupendo. L'applicazione non è tra le più semplici, ma per un colore del genere, credetemi, io riapplico il rossetto anche 10 volte, non mi interessa. Però questi colori, ragazze, parlano alla mia anima. Il motivo per cui sono un po' più difficili da applicare è il fatto che non si asciugano in frettissima, quindi dovete stare molto attente ad applicarli, a non muovervi in alcun modo possibile, non fare nulla finché non sono completamente asciutti, altrimenti si trasferiscono e fanno un disastro. Ma il colore è assolutamente stupendo, la durata è ottima, la formula è confortevole, a me personalmente non seccano le labbra in modo eccessivo, ma questo colore è assolutamente stupendo. È ovviamente più appropriato per l'autunno e l'inverno, ma a me non frega assolutamente nulla. Io amo mettere questi colori anche d'estate, magari una serata fuori con gli amici o con le amiche a fare un aperitivo all'aperto con un po' di eyeliner, delle ciglia lunghissime e questo colore sulle labbra penso sia stupendo. Ok guys, questi erano i miei preferiti del mese di maggio. Spero tanto che questo video un po' chiacchierone vi sia piaciuto. Scusate se mi sono un po' persa nei discorsi. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel like e fatemi sapere nei commenti sotto quali sono stati i vostri preferiti di maggio, così io posso aiutare voi a comprare cose nuove, voi potete aiutare me a trovare prodotti nuovi, ci aiutiamo a vicenda qui. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e come sempre, thank you so much for watching e ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao! Guarda che colore! Il mio mascara si sta trasferendo, questo è inaccettabile! È un fondotinta. Ok, perché sono così gialla in questo momento? Come potete vedere, potete utilizzarlo. Perché la mia fotocamera lampeggia? Dopo esservi truccate, la mia fotocamera fa il conto alla rovescia. Mi chiedo cosa succederà all'uno. Due. Uno. E quindi?